Peter, it's time to get up. Ciao a tutti e bentornati su Games Genesis, la rubrica a tema videoludico che tratta alcuni dei titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi. Oggi parleremo di Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man può tranquillamente essere definito come uno tra i migliori titoli mai realizzati prima d'ora sui supereroi, nonché penultimo titolo della saga di Spider-Man, seguito esclusivamente da Spider-Man Miles Morales, che ne fa da spin-off e sequel spirituale. Sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony come esclusiva PlayStation 4, ancora una volta vestiremo i panni del nostro amichevole Spider-Man di quartiere, in qualità di difensore di una New York City come non l'abbiamo mai visto prima d'ora. Stiamo parlando di una storia inedita, realizzata in collaborazione con Dan Slott e Christos Gage, sceneggiatori di diversi fumetti della Marvel Comics. Lo Spider-Man protagonista, infatti, non è quello conosciuto dall'attuale linea temporale, identificata come Terra 616, bensì è uno Spidey creato appositamente per il videogioco, che vive le sue avventure in un altro universo che prende il nome di Terra 1048. Peter Parker è un ragazzo di 23 anni, laureato al college, che per 8 anni ha combattuto il crimine nei panni di Spider-Man, ormai considerato da molti il protettore di New York. Nonostante le fattezze possano sembrare quelle di un normale Spider-Man, e in effetti lo sono, in questo caso ci troviamo di fronte ad un arrampicamuri con sicuramente più esperienza e sicurezza di un comune Spider-Man, ma che non manca dei classici problemi in stile Peter Parker. Molti personaggi, peraltro, sono stati reinterpretati all'interno del gioco, a partire dalla zia May, volontaria presso un centro di accoglienza, fino a giungere a Norman Osborn, attuale sindaco della città. Durante lo svolgimento della storia principale ci ritroveremo a combattere contro diversi supercattivi della saga di Spider-Man. Tra questi troviamo Kingpin, Electro, Rhino e molti altri. Allo stesso tempo Peter si troverà a combattere anche contro una potente organizzazione, nota come i Demoni, gestita da Mr. Negative, nemico in grado di corrompere le persone con un semplice tocco. Il gioco è realizzato utilizzando il motore grafico Insomniac Engine, che sembrerebbe essere stato creato appositamente per questo titolo. L'impatto grafico restituito allo spettatore è a dir poco eccezionale e fa sì che ogni singolo momento sembra quasi una sequenza cinematografica. Le luci sono ben disposte e i modelli dei vari personaggi ben curati, anche nel labiale. Un plauso va fatto alla fluidità del gioco, che nonostante la vastità della mappa, dovuta al free roaming quasi illimitato, ci permette di muoverci in velocità tra le varie missioni, senza dover ricorrere necessariamente al viaggio rapido. Percorrere l'intera mappa da parte a parte, infatti, richiede pochissimi minuti grazie all'ausilio delle ragnatele contestualizzate e utilizzabili solo in presenza di edifici. Tra uno swing e l'altro potremo aggrapparci a diverse sporgenze per aumentare la nostra velocità. Qualora questo non fosse possibile, passeremo alla modalità parkour, che ci consentirà di correre sui palazzi effettuando le nostre consuete acrobazie. Durante la nostra permanenza a New York potremo incappare in alcuni zaini sparsi per la città, lasciati dal nostro Peter in vari punti della mappa. Trovarli ci permetterà di ottenere diversi gettoni, utilizzabili per sbloccare gadget e costumi dei vari universi di Spider-Man, ognuno dei quali avrà effetti e poteri differenti. Durante lo sviluppo della storia, inoltre, ci ritroveremo spesso ad utilizzare MJ in diversi segmenti di gioco, scelta per nulla apprezzata e che vede un gameplay statico e obsoleto. Andiamo adesso a parlare dell'aspetto tecnico del gameplay, vale a dire lo stile di combattimento, erede del free flow della serie di Batman Arkham, ma con alcune modifiche. Peter, infatti, a differenza di Batman, non parerà i colpi dei nemici, bensì li schiverà, facendo affidamento al suo infallibile senso di ragno, che si attiverà ogni qualvolta si troverà in pericolo. Progredendo con la storia, Peter diventerà sempre più forte e consapevole delle sue abilità, sbloccando diverse mosse speciali e gadget che stravolgeranno il gameplay per alcuni tratti monotono durante le prime fasi di gioco. Sbloccando le varie abilità tramite uno skill tree che si divide in innovatore, difensore e lanciatele, Peter migliorerà sempre di più, così come i suoi nemici, che diventeranno sempre più forti. Va specificato tra l'altro che la difficoltà del gioco non influisce sul modo di comportarsi della AI, bensì sui danni che essi arrecheranno a Peter. Ci troveremo quindi a dover affrontare qualsivoglia tipo di nemico, a partire dallo scagnozzo fino a giungere a nemici muniti di lanciarazzi o scudi, che saranno più ostici e ci costringeranno all'uso dello spezzaguardia per sconfiggerli.
Altro elemento da trattare è la presenza di una barra della concentrazione, che una volta caricata permetterà a Peter di curarsi o di sferrare una potente mossa finale, in grado di sterminare diversi nemici in un colpo solo. Parlando del doppiaggio, possiamo dire che è ottimo, così come è ottimo il compartimento sonoro, che si mostra in maniera impeccabile. Suoni ed audio infatti sono eccellenti e ben studiati, senza contare la colonna sonora a tema supereroi che si distingue in epicità. In conclusione possiamo dire che Marvel Spider-Man si mostra come l'ennesima esclusiva Sony ben riuscita, peraltro supportata dall'uscita di Miles Morales e dall'imminente uscita del suo seguito, Marvel Spider-Man 2, che verrà presumibilmente rilasciato il 20 ottobre 2023 come esclusiva Sony e dove ricopriremo nuovamente i panni dei nostri eroi mascherati. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se volete seguire i video successivi iscrivetevi al canale, attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornati.